Oggi su Sonic Speed Simulator faremo una vera follia. Compreremo tutto. Come potete vedere sopra di me, ho preso tantissimi Bobux per poter acquistare ogni cosa all'interno del gioco. Tutto ciò che è possibile acquistare sarà nostro. I Game Pass, i Boost, gli anelli d'oro, per poi andare a provare tutto. Siete pronti per questa follia? Io non vedo l'ora. Ciao e bentornati da Karin. Prima di tutto, guardate quanto manca all'aggiornamento del mondo 5, 100 ore. Ma probabilmente, quando voi vedrete il video, ne mancheranno molte meno. Fatemi sapere, nel momento in cui state guardando il video, quante ore mancano all'uscita del mondo 5! Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a comprare tutto su Sonic Speed Simulator. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è andare su shop, quindi andiamo subito su shop. Clicchiamo sull'icona dello shop e apriamo prima di tutto il Game Pass. La prima cosa che prenderemo oggi è il 2 pet in più. In questo modo potremo equipaggiare ben 5 pet invece che 3. Potremo salire quindi di livello più velocemente e fare più rinascite, che alla fine diciamo che è la cosa che conta di più nel gioco, in modo da poterla flexare con gli amici. Io sono solo a 12 rinascite. Voi a quante rinascite siete? Spero che siate a molte più di me. Ma adesso basta, acquistiamo subito i 2 slot in più per i pet e andiamoli immediatamente ad equipaggiare. 3, 2, 1, preso! E adesso ci risulta acquistato. Equipaggiamo subito gli altri 2 pet! Woohoo! Siccome adesso possiamo equipaggiarne 5, vorrei equipaggiare un pet di ogni colore. Quindi abbiamo il Dark Aquatic Chao leggendario, che sono riuscito a prendere per un pelo prima che venisse tolto. Per chi non lo sapesse, ci sono dei pet leggendari che ogni tanto vengono messi e durano solo per un po' di ore. E sono molto più forti degli altri. Il primo che hanno messo non costava tanto, invece questo costava 1 milione. Veramente troppo. Infatti sono riuscito a prenderne solo uno. Quindi abbiamo un pet rosa, il Dark Aquatic Chao, un pet verde, ne mettiamo uno azzurro e uno bianco. E rullo di tamburi! Adesso abbiamo 5 pet equipaggiati. In questo modo sembra quasi che io abbia i cristalli del caos, tutti i colori. È bellissimo. Andiamoci a vedere i cristalli del caos, che se non lo sapevate potete acquistarli esattamente qui, in questa zona. Lui ne ha uno giallo, uno rosa, un azzurro, uno verde, uno blu e uno rosso. Noi ne abbiamo uno rosa, uno nero e azzurro, uno verde, uno bianco e uno azzurro. Ma guardate quanto sono belli, che mi seguono per tutto il tempo. Tra l'altro ho fatto una cosa geniale, non so se l'avete fatta anche voi, fatemelo sapere. Siccome nel gioco si corre veramente troppo veloce e io non ce la facevo a prendere come si deve tutti i cristalli per aumentare di livello, ho ridotto la mia velocità. Se non lo sapevate, si può fare esattamente da qui, andando su setting e modificando la velocità percentuale. Io l'ho messa al 60%, in modo tale da non andare né troppo veloce né troppo lenta. Voi a quanto la tenete di solito? E adesso non mi resta che prendere tantissimi cristalli per aumentare drasticamente il livello dei miei pet. In più vi dico una cosa che forse non sapevate ancora. Se prendete 5 pet identici, quindi con lo stesso identico nome, potete evolverlo. Evolvendo il vostro pet sarà molto più forte e vi darà quindi più punti esperienza e più monete. L'unica cosa che dovete fare è semplicemente andarli a comprare. Quando ne avete comprati 5 potete evolverlo. Ma non perdiamo tempo e passiamo subito al prossimo acquisto. Voglio acquistare subito rinascita 2 per. Questo acquisto vi darà la possibilità di prendere una rinascita extra ogni volta che rinascete e quindi ci metterete la metà del tempo. Costa veramente tantissimo, quindi io non vi consiglio di acquistarlo e io lo sto facendo solamente per fare il video. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e se volete vedere di nuovo Sonic Speed Simulator non scordatevi di iscrivervi al canale, perché ogni volta che ci sarà un aggiornamento pubblicherò un video. Quindi andiamo a prendere la rinascita per 2.
resa! Il tuo acquisto è andato a buon fine. E adesso non mi resta che fare una rinascita per farvi vedere che è proprio vero. Se ne possono fare due nello stesso momento. E così vi dico un'altra cosa che forse non sapevate. Per sapere quanto vi manca alla rinascita successiva, basta cliccare su rinascite e vi dice esattamente a che livello ci sarà la prossima. Qua, se vedete, c'è scritto livello 350 richiesto. Quindi io sono al 294 e devo salire fino al 350 per fare la prossima rinascita. Giochiamo un altro po' e con gli altri potenziamenti che compreremo sarà molto più veloce fare questa rinascita. Il prossimo acquisto è meraviglioso. Costa 799 Bobux. E in questo modo potrete salire di livello due volte più velocemente. 3, 2, 1 e acquistiamo anche questo. Addio! Addio 799 Bobux. Ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi per sostenere queste spese tremende che sto facendo per fare questo video, che comunque è un video molto divertente. Adesso che l'abbiamo acquistato, possiamo andare in giro e avere il doppio dei punti esperienza. Infatti vedete che i cristalli bianchi adesso valgono più di prima, come anche quelli rosa, quelli viola e quelli dorati. Guardate quanti punti esperienza stiamo facendo. Tantissimi. Voglio equipaggiare un po' di Sonic Riders per cambiare un po' personaggio, che ormai probabilmente lo sapete già tutti, ma per riscattarlo basta andare su menu, su shop e su riscatta codici scrivendo qua dentro Riders. Infatti se lo scrivo mi dice che già lo possiedo. Adesso vediamo cos'altro possiamo acquistare. A questo punto potremo acquistare il limitato, che costa ben 799 Bobux. Dice che rimuove il livello massimo in modo da poter salire all'infinito senza fare rinascite. Questo però non lo comprerò perché a me in realtà non interessa e io voglio poter fare tantissime rinascite. Anzi, adesso che ho preso rinascita per due, non avrebbe senso prendere il limitato per non poter fare più rinascite e salire di livello all'infinito. Quindi passiamo a Aumenta. Cliccando su Aumenta troviamo i boost e adesso ve li farò vedere tutti. Il primo che prenderemo è il Boo Magneticost, che vi darà un magnete che vi farà attirare le sfere e gli anelli del caos nelle vicinanze per ben 30 minuti. Quando invece lo trovate il magnete all'interno delle casse, il tempo vi verrà aumentato solamente per 10 minuti. È molto buono trovare il magnete anche nelle casse, però dura molto meno. Quindi ricordatevi che quando trovate il magnete nelle casse dovete assolutamente giocare per i 10 minuti dopo, altrimenti lo sprecate. E lo stesso quando acquistate il magnete dovete assolutamente giocare per 30 minuti, altrimenti lo sprecate. Ma acquistiamolo subito! Per 149 Bobux prendiamo il nostro magnete e vi faccio vedere subito come funziona. 3, 2, 1, preso! E adesso, come vedete a schermo, appare 30 minuti di count. E io non devo neanche andare vicinissima per poterli prendere tutti. Saranno loro a venire da me, vedete? Guardate che bello! Vengono tutti attratti da me. Non devo neanche entrare nel cerchio. E guardate anche le monete, come vengono risucchiate immediatamente dal mio corpo. Bellissimo, vero? Potete tranquillamente correre per tutta la mappa senza dover pensare ad andare dritti, storti. Guardate, guardate, guardate! Secondo me questo è veramente utilissimo, perché in questo modo non sprecate neanche un cristallo in tutta la mappa. Riuscite veramente a prenderli tutti. Ho ripulito la mappa, non ce n'è più neanche uno praticamente. Sono tutti miei. Non ho mai visto la mappa così pulita. E poi, appena riappaiono, li riprendete subito. L'importante è non fermarsi mai. Ma attenzione, abbiamo disponibile la rinascita e quindi vi farò vedere che dalla 12 passeremo direttamente alla 14, visto che abbiamo preso rinascita per 2. Pronti? State attenti. Da 12 a 14. Ma adesso torniamo nello shop per fare gli ultimi acquisti. Adesso prenderemo anelli tripli, presi, tripla esperienza, presa, e anche tripli anelli nel cielo. Per una spesa totale di 597 Bobux abbiamo preso anelli tripli, tripla esperienza e anelli nel cielo. Cosa fanno? Per 30 minuti ognuno triplicano gli anelli che prendete in giro per la mappa, i punti esperienza che raccogliete nel mondo, mentre anelli nel cielo fa sì che i cerchi si rigenerano ogni 10 secondi, quindi molto più spesso. In questo modo avete un super boost e potete livellare super velocemente. Tenete bene d'occhio livelli e soldi e guardate quanto aumenteranno velocemente
velocemente. State attenti, guardate bene, quanto si sta livellando e quanto velocemente si sta livellando. E adesso vi farò vedere anche quanto velocemente torneranno gli anelli nel cielo. Noi ne prendiamo uno. Oh, ho saltato troppo in alto. E tra 10 secondi lo rivedremo sbucare. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. È già lì. Non ho avuto neanche il tempo di contare che i 10 secondi erano passati super velocissimi. Quindi potete continuamente prendere gli anelli praticamente. E adesso dobbiamo fare la mappa più velocemente che si può. Salto direttamente nel mezzo ai cerchi. Vedete? Proprio così. In modo tale che prendo tutto senza sprecare neanche un secondo di tempo. Oh! Woohoo! E meno male che ho ridotto al 60% la velocità, altrimenti non ci capirei nulla. Sono sempre qui, tornano e ritornano e noi dobbiamo prenderli super veloci per non sprecare neanche un secondo del boost. Vedete com'è facile aumentare di livello adesso? Basta saltellare da una parte all'altra della mappa e in men che non si dica sarete già super livellatissimi. Oh, guardate quanto siamo veloci! E gli anelli sono già risbucati e quindi noi ce li prenderemo, e così via e così via e così via per i prossimi 30 minuti che io non posso farvi vedere, se no staremo qui per tutta la vita. Praticamente dovrete saltellare a destra e a manca come dei pazzoidi. Ho già una nuova rinascita. Quanto ci abbiamo messo? 10 minuti? Veramente pochissimo. E come vi ricorderete, io ho la doppia rinascita, quindi passeremo direttamente alla 16ª rinascita. Pronti? Via! Eccoci qua con il nostro livello 16. Praticamente abbiamo comprato tutto quello che si poteva comprare. Ci mancherebbe solo da comprare i soldi. Ma secondo me è un po' uno spreco di Robux. Forse è meglio prendere gli anelli tripli e giocare una mezz'oretta triplicando gli anelli che si prendono, perché 500.000 gold rings costano veramente troppo, 4.439 Bobux, e io non sono così ricca. Quindi, giusto per dire che abbiamo comprato anche questi, prenderò 1.000 anelli per 14 Bobux, perché mi sembra un po' uno spreco di denaro altrimenti. Quindi io personalmente non vi consiglio di acquistarli, questi gold rings. Ed ecco fatto, abbiamo ufficialmente comprato ogni cosa all'interno di Sonic Speed Simulator, tranne ovviamente l'illimitato con i livelli illimitati che non vi fanno fare le rinascite, perché io voglio fare le rinascite. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, perché faremo sicuramente un nuovo video per l'aggiornamento del mondo 5. E se non volete perdervelo, attivate anche la campanella, così se vi mancherò potrete rivedermi in molti altri video, non solo Sonic Speed Simulator. Per oggi da Karin è tutto e ciao!